Ragazzi, la delusione è tanta, veramente tanta. Mamma mia, guarda, sono quasi le lacrime agli occhi, veramente, con questo pareggio di merda di questa Lazio che deve esplodere tutta quanta insieme a Sarri, insieme a Immobile, insieme a Mirko Pisavic, Lazzari, Pellegrini, tutti devono esplodere, pezzi di merda. Due punti persi che potevano essere fondamentali per la promo, per la salvezza. Sì, sicuramente un risultato che quando prendi gol. Veramente ragazzi, è come se mi fosse successo qualcosa di veramente grave. Prendere un gol al tempo scaduto. Un gol molto rocambolesco, una cosa incredibile. Abbiamo fatto una grandissima partita. Speravamo in questi tre punti. Fino alla fine, a due minuti dal termine, botta di culo hanno segnato. Comunque c'è da dire che alla fine, negli ultimi 25 minuti, la Lazio ha attaccato sempre. Se devo essere onesto, il pareggio è giusto. È un punto fuori casa, inaspettato, che tutti ci pensavamo che le ci perdeva. Comunque è sempre buono un punto. Il problema è che abbiamo perso due punti a tempo praticamente scaduto. Classifica, andiamo a vedere come cambia la zona Champions, come cambia la zona salvezza con questo. Ma quale come cambia la zona salvezza? Ma cosa? 32 stiamo, 30, 20, 5 punti stiamo dallo Spezia. Di vantaggio dal Milan che invece affronta lo Spezia. Comunque ragazzi, complimenti a Udine che ha fatto due gol strepitosi, la prestazione mi è piaciuta tanto, hanno giocato molto bene. Mo sto vedendo un attimo qua praticamente era decisiva prima di questa partita, è decisiva ancora di più la partita contro lo Spezia, quindi ragazzi fondamentale non perdere. Per quanto riguarda la partita di oggi, il Lecce deve giocare così, con quella grinta, con quell'entusiasmo, con quel pressing asfissiante, poi alla fine non ne poteva più. La Lazio l'ho vista un pochettino un po' scarica, un po' specialmente sul 2-1 ha preso un colpo a colpo. Ma ragazzi, non so che dire, veramente sono rimasto male. Molto, molto, molto male, molto, molto, veramente. C'è proprio disperato, fiacco, mi sta sentendo fiacco, Vagnoni. Ma proprio queste sono le reazioni a caldo. Mi sta sentendo fiacco, una cosa proprio brutta, come se mi si è bloccato il cuore. Mamma mia, mamma mia. Io vi lì quando ha segnato il Minco Pisavic di testa lì, vabbè, ma è stato pure culo. Vabbè, prima aveva preso palo. Mi sono sentito male, male proprio. Male, male, veramente ragazzi. Ma si possono perdere due punti in questo modo? Come ho detto prima, tutto sommato il pareggio ci può stare, è giusto e anche diciamo buono fuori casa in casa della Lazio, però veramente qui si sono più due punti persi che hanno punto guadagnato. Porco Giuda, no. Incredibile, proprio non so che dire, perché sto proprio veramente fiacco, sai come dire quando uno stai fiacco, come se da gitto, ma non è successo qualche cosa. Non ci sto credendo ragazzi, non ci sto credendo a quello che ho visto, a quello che è successo. Ormai stavo sperando in questa vittoria insperata. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque Lecce dovrebbe giocare sempre tutte le partite così e non solamente quelle grandi. Quindi ragazzi, per quanto riguarda i giocatori, parlerò domani. Dico subito che non mi è piaciuto Gallo, che non mi è piaciuto Blen, e per Blen ha fatto un po' di errori, però comunque bene o male anche lui ha giocato diciamo al di sopra delle proprie aspettative, però comunque hanno fatto tutti quanti la partita di sacrificio, di impegno, tutti quanti comunque difendevano, tutti quanti giocavano con sangue all'orecchio. Oggi veramente nulla da dire sotto il piano dell'impegno. Secondo me si è entrato proprio male, perché veramente ha sbagliato impossibile. Colombo invece mi è piaciuto, Falcone è stato uno dei migliori in campo, che ha dato molta sicurezza e ha fatto diverse parate importanti. Quindi ragazzi, veramente mo speriamo che domani perda lo Spezia, speriamo che il Milan vince, rimaniamo a più 5, a prescindere comunque un punto
Sì, potrebbe essere decisivo, ma a 2 punti sarebbero stati praticamente. Se oggi abbiamo vinto, gli Amuciuti, praticamente sarebbe bastato solamente un pareggio con lo Spezia in casa. Ecco cosa sarebbe bastato. In casa basterà un pareggio per, diciamo, per avere la matematica. Ovviamente se non vince domani, o quando cazzo è scioccato, domani o domani. Comunque ragazzi, veramente io sono. Allora, sono contento per il pareggio fuori casa, ma molto deluso per questo gol preso alla fine. Fatemi sapere cosa ne pensate della prestazione. Il Lecce dovrebbe giocare sempre così. Udén veramente strepitoso, ha fatto 2 gol incredibili. Uno di sinistro e uno di destro, finalmente. 2 grandissimi gol. Il giocatore che ci mancava a centrocampo oggi ha giocato veramente bene, con qualità. Banda, Štanović incazzato, l'ha visto un po' nervoso, anche lui ha fatto una buona partita. Strefezza, aspetta, a proposito, è vero, abbiamo sbagliato pure un rigore, abbiamo sbagliato pure un rigore. Infatti gol sbagliato, gol subito, perché poi subito dopo ha segnato la Lazio. Non lo so, secondo voi è stato un errore o no di Baschinotto? Secondo me, perché là è stato bravo subito, perché è stato bravo Luis Alberto a passare la palla a Immobile. Immobile ha fatto destro, sinistro, ha fatto un grandissimo gol. Non lo so se lì è stato un mezzo errore o meno. Secondo me è stato molto bravo Immobile, anche Luis Alberto, a dare la palla a Immobile. Mo stanno parlando un po', diciamo, delle, diciamo, statistiche, cose. Ovviamente ho detto già, il pareggio è il risultato più giusto, però ovviamente prendere un gol a 2 minuti che manca, non picca te rode. Il calendario può pensare di aver scampato un pericolo. Fatto un pericolo, nonostante comunque alla fine le occasioni per pareggiare se ne erano create, però succede al 94esimo. Hai più una sensazione di liberazione. Ma cugione, die, che t'ha stramuerlo, esplodi pure die. Sarri, devi sucare, sei una merda, vaffanculo a te, alla Lazio, allo Tito e a tutti i giocatori. Pezzi di merda, ci avete pareggiato alla fine, gli avete buttato a perdere, vaffanculo, bastardi. Alla fine sono incazzati, sanno fatti sti figli de buona mamma. Ma vaffanculo, pezzi di merda, esplodete. Bastardi che non siete auro, vaffanculo, Lazio merda, suca Lazio, suca sempre, suca, suca, vaffanculo, sucati, e siete pure della Champions. Sì, stasera sono un po' incazzato, ma giù tutti i cuglioni, questo merda di pareggio, abbiamo potuto vincere, basta, quello sarebbe il risultato, quello, dovuto prendere il gol alla fine. Ma non mi sta a scindere, perché mo io sto, prima stavo deluso, mo sto iniziando a pensare, a metabolizzare, perché questo è appena finito, quindi sono tutte reazioni al momento. Prima sto deluso, mo sto incazzato, non so manco se stanotte dormirò, perché sicuramente sono il lucervieggio così, mi esplode, a mio assurdo, mi auto esplode il lucervieggio. Incredibile, ragazzi. Vabbè dai, speriamo che perda lo Spezia domani. È in casa ragazzi, è in cima, così finalmente ne salviamo, perché se vinciamo ci salviamo e spicciamo finalmente per quest'anno. Dai, ci vediamo alla prossima ragazzi. Comunque dovete giocare sempre così, giocatori, e non è solamente con le grandi squadre, perché lo sapete che siete mercenari, lo sappiamo benissimo, e non dico, ve la dico, ma si è visto ampiamente oggi che comunque ha giocato con quell'intensità, perché giocava così con il Verona, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. Comunque, con lo Spezia di giocare non così, decefiate di più ancora. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima, buonanotte, Bari vaffanculo, via.